Nella categoria Master 3 la vittoria per Gianluca Cenzini, numero 38 della Abitacolo Sportwear, e poi per quanto riguarda la categoria Master 4 la vittoria di Emanuele Grelli della Petrignano. Lo vedete in queste immagini che ci regala dalla microcamera che portiamo con noi. La vittoria nella categoria Master 4 per Emanuele Grelli della Petrignano numero 45, Andrea Sercecchi numero 52 in seconda posizione, per la terza piazza di Alberto Laloni numero 46 e poi la quarta posizione per Gabriele Venceslai della Ciclo Club De Ruta. Si sono fatti valere, eccolo, lui dice adesso ci riprendo anche io con la telecamera, perché ogni volta che ci troviamo sulle piste e sulle quelli che sono i circuiti si chiede sempre: ma come fai a starmi sempre davanti e stai a piedi? Beh, fortunatamente c'è qualcuno che ci porta nei posti. Guardate come è organizzato bene il tracciato all'interno del Poggio degli Ulivi, ospitalità di grande qualità, con la natura, con l'olio, con quello che è il distinguersi in ogni modo per offrire sempre qualcosa di migliore, di diverso. Si corre in quella che è la gola della Valle del Sambro, salita, discesa, salita, discesa, salita, discesa, non si finisce mai, con i passaggi che vengono realizzati per evitare il problema del guado. Qualcuno dice un paio di guadetti ci stavano bene, però diventano estremamente pericolosi ed è giusto, se vogliamo fare delle cose particolari, giusto trovare qualche cosa di diverso, come ad esempio i tronchi, come i salti che venivano predisposti, insomma qualcosa di straordinario, ma qualcosa anche che porta sicurezza. Non è facile fare un guado in bici, anche perché se lo fai che lo prendi in discesa, puoi prenderlo in discesa o in salita il guado, ma insomma se lo prendi in discesa, così come era accaduto a Ponticelli, rischi che qualcuno poi voli, perché ci arriva velocissimo, il guado è 40 centimetri, la ruota affonda fino a mezza forcella, da 50 km che arrivi in discesa passi a 10 km e se non ti tieni bene sul manubrio rischi di cappottare. È così che può accadere. Percorso molto bello. Andrea Meschini e i ragazzi dell'MTB Bettona hanno fatto davvero un gran bel percorso, preparato molto bene con queste discese tecniche dove bisogna saper guidare. L'anno scorso c'era una sorta di fettucciato, ma l'anno scorso non c'era il fieno, e il fieno non si può sprecare, assolutamente. Allora si è deciso di cambiare un pochino il percorso in alto, farlo un pochino più selettivo con del fettucciato in alto e lasciare il fieno tranquillo, e credo che sia stata anche la scelta più ecologica. Ecco, adesso il mondo dell'ecologia va di moda, dire più ecologico va di moda. Vi ricordo la Bettona X-Cross Bettona Extreme il 18 di aprile, sono queste le immagini che vedete, poi si va a Città di Castello il 2 giugno per correre sulla pista da motocross della Trogna. Io l'ho vista nascere quella pista tanti anni fa, e tornarci mi fa certo un bel effetto. Poi Bevagna, con una nuova società che entra a far parte del mondo del ciclismo competitivo, il 19 di giugno con l'X-Cross Mevania, e poi andremo a Spello il 26 di giugno per il primo trofeo di X-Cross
Urbano, città di Spello, il 26 di giugno, Pietralunga, il 10 di luglio. Anche qui c'è una società nuova che non organizzava gare negli anni passati. Agosto, due appuntamenti. Marciano, che si porta anche la società di Marciano a fare attività di cross con il 21 di agosto, e si torna a parlare di motocross perché un pezzo del percorso passa all'interno della pista di motocross di Marciano. Si chiude il 28 di agosto a Costacciaro.